Buonasera a tutti, buonasera ai nostri ospiti a casa e buonasera anche al nostro graditissimo relatore. Benvenuti a questo nuovo webinar organizzato dallo studio legale Ghedini Longo e dalla sua associazione. Questa sera parliamo di salute e di Covid insieme al professor Matteo Bassetti, che è professore ordinario di malattie infettive, Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Genova, nonché direttore della clinica malattie infettive ospedale policlinico di San Marino. Insomma, tantissime onorificenze, è anche faticoso presentarlo, lei è molto noto anche per tutte le richieste che riceve dalle televisioni. Buonasera professor Matteo Bassetti, è un piacere averla qui con noi. Buonasera, buonasera anche a lei. Benissimo professore, e veniamo subito alle domande, onde evitare di farle perdere tempo perché sarà sicuramente molto impegnato. Allora, professor Bassetti, cosa ne pensa del Green Pass e della sua utilità? E diciamo, in pratica, che conseguenza avrà lo stop dell'emergenza, dato che probabilmente non avremo più bisogno del Green Pass, come sta avvenendo in molti stati europei e in giro per il mondo? Quindi cosa prevede, che sensazioni ha? Ma allora, intanto diciamo a che cosa serviva. Che cosa serve il Green Pass? Il Green Pass è stato introdotto come uno strumento di invito dapprima e poi quasi di coercizione per la vaccinazione, cioè fondamentalmente se non ti vaccini io ti restringo il campo intorno e limito le tue attività, quindi una sorta di obbligo indiretto in un paese in cui l'obbligo vaccinale avrebbe avuto numerosi problemi dal punto di vista, credo, legislativo e quindi fosse più impegnativo perseguirlo. Quindi l'obiettivo era far vaccinare le persone e mi pare che l'obiettivo l'abbia ampiamente raggiunto. Quando è stato introdotto o si è iniziato a discutere nel luglio 2021, ad oggi abbiamo guadagnato, eravamo circa il 60% di italiani vaccinati, siamo oltre il 90%, quindi ha dimostrato di avere funzionato. A questo punto è esaurito il suo compito. Se anche il Green Pass fosse mantenuto a oltranza, quante persone ancora farebbero una prima dose di vaccino? Molto poche. Ed è quello che è successo nell'ultimo mese. Fondamentalmente il Green Pass ha esaurito la sua carica, ha esaurito il suo compito, quindi è come una batteria scarica, è inutile che la tieni lì, non funziona più. E quindi ben venga eliminare il Green Pass, anche perché del Green Pass ne hanno piene le scatole anche quelli che hanno 3 dosi di vaccino, addirittura quelli che ne hanno 4, perché è evidente che per ogni cosa che devi fare, dal ristorante al bar, al tabaccaio, alle poste, ti devono chiedere il Green Pass, sinceramente, soprattutto per persone che in qualche modo lo hanno mostrato centinaia, migliaia di volte, forse io credo che sia un modo anche di rendere più semplice la vita di tutti i giorni. Oltretutto, e chiudo, tutti i paesi a noi vicini che l'avevano introdotto lo hanno o lo stanno eliminando. Penso alla Francia, penso a altri paesi, la Slovenia, la Svizzera, la stessa sì. L'Inghilterra, la Spagna, la stessa Germania, pensa di alleggerire. Quindi non possiamo rimanere evidentemente l'unico paese nell'ambito di quelli che sono anche i paesi turisticamente interessanti ad avere il Green Pass, perché ora prima, dopo essere medico o prima di essere medico, sono un cittadino e quindi so bene che se uno strumento sanitario serve per far vaccinare ancora le persone, ben venga tenerlo anche per sempre, ma siccome non sta più facendo vaccinare nessuno, è bene in qualche modo eliminarlo. Chiarissimo. Professor Matteo Bassetti, parliamo a questo punto sempre del vaccino. Allora, a questo punto, come procederemo nei prossimi anni? Allora, in Israele avevano provato a fare anche la quarta dose, però l'hanno interrotta, se non ricordo male. E noi come procederemo? Con dei richiami, con altri vaccini? Che cosa prevede sia in Italia e se ha anche notizie, visto che lei la vedo molto informata anche su questi argomenti, sulla parte sia italiana che anche europea, quindi anche gli altri paesi come si stanno muovendo, perché vediamo che Israele effettivamente ci anticipa parzialmente. Quindi che cosa succederà in Italia e nel resto del mondo anche per frenare tutti quanti le varianti che possono crearsi di questo Covid? Allora, Israele ha deciso di essere un laboratorio a cielo aperto perché sta facendo la sperimentazione per
per Pfizer e ha delle collaborazioni importanti. E che cosa ci dice ciò che fanno in Israele? Intanto che è difficile prendere a paragone un paese che comunque ha delle caratteristiche abbastanza particolari, ha praticamente due grandi città soltanto e ha una popolazione piccola e soprattutto uno stato molto militarizzato. Per cui Israele va bene certamente per tutti quelli che sono i dati sui vaccini. Comunque Israele ci ha detto che anticipare troppo la quarta dose per tutti non serve, anzi, addirittura sembra avere un effetto negativo. E quindi fondamentalmente andare a fare una quarta dose per la popolazione generale troppo ravvicinata alla terza è in qualche modo sbagliato. Quindi ad oggi la quarta dose, che io non chiamerei più quarta dose, ma Un richiamo, chiamerei diciamo. il richiamo. Il richiamo lo devono fare solo i fragili, ma i fragili, cioè gli immunodepressi, lo sappiamo già che hanno degli anticorpi, delle difese immunitarie che cadono molto rapidamente e quindi hanno bisogno di continui stimolazioni del sistema immunitario. Lo facciamo per tanti altri vaccini e lo faremo per questo. Entriamo invece in quella che è la popolazione generale, quindi le persone anziane, le persone, anche le persone più giovani, ma con comorbidità diverse che non sono le fragilità del sistema immunitario. Per queste io credo che la vaccinazione sarà una dose di richiamo, quindi non la chiamerei quarta dose anche perché è un errore chiamarlo quarta dose. Perché? Perché chi ha fatto per esempio il vaccino di Johnson & Johnson, ci sono 1 milione di persone in Italia, per loro sarebbe la terza dose. Quindi chiamiamola dose di richiamo e la dose di richiamo per queste persone avverrà nel prossimo autunno, ovvero dovremo anticipare ogni volta, probabilmente di qui al futuro, quello che è l'andamento più alto del virus che è normalmente tra l'autunno e l'inverno. Quindi vaccinare oggi a una malattia che d'estate sappiamo che è molto meno intensiva come frequenza non ha senso. Ha senso. Sto parlando della dose ovviamente di richiamo. Ha senso evidentemente a settembre, ottobre, novembre fare una dose di richiamo che servirà per affrontare meglio la E stagione solo per i più autunno-inverno. fragili, diceva, o per tutti in generale? No, no, questo Per varrà per tutti. tutti. Per i più fragili la fanno già Sì, adesso, chiaro. la fanno molto ravvicinata, la fanno tra i 4 e i 6 mesi. Dopodiché, io personalmente sono anche molto, ho avuto parole critiche nei confronti dell'amministratore delegato di Pfizer, perché ritengo e lo sostengo che informazioni sulle dosi di vaccino, quando farle, come farle, con quale dose, con quale vaccino farle, non devono avvenire dall'amministratore delegato di una grande azienda, anche perché tra l'altro l'amministratore delegato di questa azienda è laureato in veterinaria, quindi Per voglio dire, chiarirci. non è neanche un medico. Ora, se un amministratore delegato è un medico, uno scienziato, uno che ha studiato, si può anche consentire, ma questo sì è il vero conflitto di interessi. Io credo e mi auguro che l'intervista che è stata pubblicata dalla CBS fosse un'intervista in realtà diretta agli investitori, ma in un momento come questo, dove evidentemente bisogna fare molta attenzione sulla comunicazione, voi mi direte Molto che delicato. all'interno dell'azienda Pfizer non c'era la possibilità di far parlare un direttore medico o un advisor esterno, magari un esperto che potesse dare queste informazioni. Credo che sia stata una caduta di stile anche dal punto di vista informativo, Proprio vero, dell'informazione. c'è stata proprio una mancanza di comunicazione. Professor Matteo Bassetti, a questo punto mi rende anche agevole la prossima domanda. Dato che si parla di richiami, a questo punto effettivamente si cercherebbe di far sì che tutta la popolazione si faccia un richiamo. L'idea di rendere, diciamo, obbligatorio per tutti il vaccino, che è anche un aspetto parzialmente legale, è percorribile in questo caso, si può proporre. Perché per ora per gli over 50, ma tutti gli altri, tutta l'altra fetta della popolazione, dove ci sono per esempio anche i ragazzi più giovani, che se si ammalano o se lo contraggono, praticamente non hanno nulla, però possono essere veicolo e far ammalare le terze persone, quindi far circolare la malattia. Ma allora, secondo me, per quanto riguarda l'obbligo vaccinale andava fatto tra settembre e ottobre del 2021, che è quando la comunità scientifica tutta insieme ha chiesto alle autorità governative, quindi autorità sanitarie, Ministero della Salute e Governo, di porre l'obbligo vaccinale. Il governo
in quel momento ha deciso di non porre l'obbligo vaccinale, probabilmente per opportunità Sì, è politiche, quindi evidente. che a me non interessano, però voglio dire, in quel momento, quando serviva, non è stato messo. Oggi mettere l'obbligo vaccinale è come pensare di chiudere il recinto quando i buoi sono scappati. Per cui è evidente che noi abbiamo fatto una sorta di obbligo vaccinale, ma nella realtà non è un obbligo, perché non è stata elevata una sanzione a nessuno di quelli che non si sono vaccinati degli oltre 50 anni. Quindi, secondo me, arrivati a questo punto, non ha più senso continuare con l'obbligo. Fermiamoci qua, tanto dove siamo arrivati e chi non si è vaccinato, peggio per lui. Cioè, a un certo punto, d'altronde, questo vaccino ci ha insegnato che non è tanto un vaccino che rende maggiormente sicuri i luoghi di lavoro o altri perché riduce il contagio, lo riduce certamente, però rimane un terzo dei vaccinati che può contagiarsi. Quello che ci dà questo vaccino, che non ci dà niente altro, è la protezione dalla malattia grave, cioè dal ricovero in ospedale, ed è prova di quello che sta succedendo in questi giorni. Abbiamo tantissimi contagi. Probabilmente cresceranno ancora, ma lo vede l'effetto sugli ospedali, ogni giorno c'è il segno meno davanti alle terapie intensive. Lei immagini con 50.000 contagi al giorno come avevamo ieri, se avessimo avuto 50.000 contagi prima dei vaccini, avevamo un giorno 1.000-1.500 persone in ospedale che andavano e di cui buona parte in rianimazione. Quindi vede che i vaccini alla fine tengono a bada, tengono Contengono molto bene, controllata la sì. situazione dal punto di vista della gravità della Meno malattia. male, meno male. Per fortuna ci porta buone notizie. Professor Matteo Bazzetti, andrei a questo punto a un aspetto anche che riguarda il nostro futuro, parlerei delle varianti. Allora, che rischio ci sono? Che rischi ci sono concreti? Glielo chiedo anche perché la domanda è per noi, che non siamo del settore come lei, che è ben più esperto. Cosa sta succedendo negli altri paesi? Sentiamo da lontano che arrivano le notizie dalla Cina, dove sono nuovamente in lockdown, mi pare addirittura intorno a 17 milioni di persone all'interno di una città, tutti chiusi all'interno con un lockdown perché c'è di nuovo un'altra ulteriore variante. La causa di questo è dovuta al fatto che il loro vaccino è molto più debole rispetto ai nostri o che cosa c'è dietro? Dobbiamo preoccuparci? Allora, se guardiamo, le varianti ci saranno sempre, perché ogni volta che un virus contagia una nuova persona, in qualche modo evolve, muta, cambia e quindi c'è una variante. Dopodiché, ovviamente, se muta tante volte, avremo una variante significativa che si chiamerà in maniera diversa, ma comunque le varianti ci saranno sempre. Prova ne è che adesso l'ultima è una chimerizzazione, cioè la variante chimera che mette insieme due Omicron, quindi praticamente ha messo insieme due mutazioni diverse. Ma questo non ci deve preoccupare. Perché non ci deve preoccupare? Perché sono aspetti molto tecnici. Quello che deve preoccupare la gente è la variante, buca i vaccini? No, non la buca, perché tre dosi la coprono. La variante ammazza di più, è più letale, più aggressiva? No, perché le varianti Omicron hanno dimostrato di essere meno aggressiva rispetto alle precedenti. È più contagiosa, purtroppo sì, ma per questo è perché lo scopo del virus è proprio quello, non di morire con l'ospite, ma di contagiare più persone possibile, quindi di parassitare più persone possibile. Dopodiché, venendo a quello che succede in Cina, la Cina dimostra che la strategia dello zero Covid è Sì. fallimentare. Loro hanno provato a portare avanti lo zero Covid, ma con un virus che, come la variante Omicron, così contagiosa, è incontenibile, cioè tu non lo contieni. La variante Omicron è arrivata in Cina dopo rispetto all'Europa e quando è arrivata ha fatto saltare per aria il loro sistema dello zero Covid. Questo dimostra che non si gestisce il Covid con obblighi, coercizioni, costrizioni, decreti, come fa la Cina e come qualcuno in Italia, anche a livello del Ministero della Salute, ha provato a proporre. Perché la variante Omicron è incontenibile, non la contieni con lo zero Covid. Cioè, anche se tu fai come fanno i cinesi che chiudono la gente 2 settimane, 3 settimane dentro gli hotel Covid, chiusi a chiave come fosse in un carcere, alla fine il risultato è fallimentare. Mettiamoci poi che il vaccino cinese è una pippa praticamente perché funziona la metà del nostro e metti insieme queste due cose, da una parte la filosofia dello zero Covid, dall'altra un vaccino che è una pippa, il Non se ne risultato esce. finale è che oggi loro purtroppo stanno di nuovo male, però continuano a
sbagliare, perché loro cosa fanno oggi? C'è il problema del Covid, della variante Omicron, lockdown. No, non è questa la strategia. La strategia è quella della Chiaro. convivenza con il virus. Non è chiudendo tutti che non lo limitiamo, perché comunque non lo limiteranno o lo limiteranno in maniera cosmetica. Dopodiché, la Cina mi pare che, dopo aver fatto, detto di aver fatto così bene, sta fallendo. Guardi Hong Kong. A Hong Kong non sono stati in grado di vaccinare gli anziani, perché evidentemente gli anziani probabilmente non si volevano vaccinare. Cosa sta succedendo? Una mortalità altissima, perché solo il 20% della popolazione anziana è vaccinato, Molto anche bassa. con una pippa di vaccino, ma è Sì. Seri vaccinato. Per cui stanno evidentemente avendo problemi. purtroppo una recrudescenza con moltissimi problemi di tipo Molto infettivologico. chiaro, molto chiaro, professore. Professor Matteo Bassetti, cosa ci aspetta a questo punto dopo l'estate? Glielo chiedo anche per un messaggio di speranza, se ci sarà, da parte sua, anche per capire, visto che noi abbiamo visto in questi ultimi 2 anni che arriviamo alla fine dell'inverno. Un po' lenta la morsa, poi l'inverno torna e abbiamo di nuovo problemi. Allora, a questo punto ci aspetta un inverno nel 2022 o 2023 con una grandissima fetta della popolazione vaccinata e una speranza a questo punto di non avere più il Green Pass, di non avere più problemi, di per carità fare dei richiami ove sarà necessario. Ci chiuderanno ancora in casa, potremo tornare alla vita normale, anche perché io vedo che quando esco la sera anche nella mia piccola città padovana. Cioè, è il deserto assoluto, in più ci si è messa anche la guerra in Ucraina, apriti cielo. Che cosa ne pensa del nostro futuro, del post-estate? Ma allora, guardi, allora, l'estate io credo che andremo progressivamente verso un azzeramento di tutte quelle che sono le restrizioni, quindi non ci sarà più il Green Pass, non ci saranno più le mascherine. Però attenzione, non esserci più le mascherine per obbligo non vuol dire che la mascherina non serva a niente, vuol dire che se sei una persona anziana, se sei una persona fragile, se sei una persona debole, che in qualche modo ritieni di poterti difendere meglio con la mascherina, te la Certo. continuerai a mettere. Diverso è che te la devi mettere, perché se non te la metti ti fanno la multa. Quindi l'estate sicuramente passerà devo dire, sono passate le due precedenti in cui non avevamo così tanti vaccinati nel 2021, addirittura nel 2020. Non ce n'avevamo proprio. Dopodiché, purtroppo, abbiamo visto cosa è successo, che con l'ottobre, novembre, dicembre le cose sono andate peggio. Io credo che ragionevolmente con la elevatissima proporzione di persone vaccinate e guarite, e quindi fondamentalmente protette dalle forme gravi, difficilmente vedremo nel futuro, anche nel prossimo autunno-inverno, almeno per quanto riguarda questo virus, i nostri ospedali soffrire. Cioè, avremo certamente dei casi, che vorrà dire che saranno curati adeguatamente nei nostri ospedali. Io il messaggio io lo rivolgo sempre a chi non si è vaccinato, che secondo me in generale ha commesso un errore, perché ha scelto la strada dell'antiscienza, che è quella del dire: ah, ma i vaccini fanno male, i vaccini creano Vaccini effetti hanno robot. collaterali, i vaccini non funzionano. Allora è certo che i vaccini, siamo qua, come tutti i farmaci, hanno dei difetti Ahimè. collaterali. È inutile che siamo qua a negarli, voglio dire, ce li ha anche quando prendo l'aspirina, ho degli effetti collaterali, anche quando prendo i farmaci, però se in questo momento serve il vaccino per proteggerci dalle forme più gravi, non vedo perché non lo dobbiamo fare. Io personalmente l'ho fatto e l'ho fatto fare ai miei familiari e credo ai miei figli che sono minorenni, e quindi insomma il mio messaggio è quello che chi non si è vaccinato farebbe bene a farlo. Dopodiché, dopo di 15 mesi di contrapposizione, se uno ha deciso di non vaccinarsi e si vuole ammalare in maniera grave, fatti suoi. A un certo punto, io credo che come sistema Italia, come sistema paese, come sistema sanitario, avere 1 milione di persone non vaccinate over 50 ce lo possiamo tra virgolette permettere, ecco, voglio dire, non ci potevamo permettere i milioni di persone non vaccinate, ma siamo arrivati a un punto in cui c'è una piccola parte che non si vuole vaccinare e io quello che posso solo dire è peggio per loro. I dati mi paiono talmente evidenti dei benefici dei vaccini che soltanto chi non li vuole vedere non li vede. Dopodiché, se in qualche modo ci sarà ancora qualcuno che non si vuole vaccinare, peggio per lui. Quindi, prossimo autunno-inverno, secondo me, soprattutto prossimo inverno, sarà di una convivenza con il virus. Convivenza vuol dire impara gli strumenti
Impara l'arte e mettila da parte, dicevo una volta. Gli strumenti per difenderci, quali sono? Vaccinazione, mascherina se serve, lavaggio delle mani, distanziamenti, soprattutto quando le persone sono sconosciute, e stare a casa se hai dei sintomi compatibili con le forme potenzialmente infettive. Questi sono il mantra e l'arte che avremmo dovuto imparare, senza bisogno che questa arte venga declinata da obblighi e decreti. Questo secondo me C'è è buon fondamentale. senso, lei dice. Usciamo da... Io dico buon senso, educazione civica, perché questa è educazione civica, dopodiché è evidente che si affronterà, credo che sia l'atteggiamento più maturo. Dopo 2 anni, se non l'hai imparato, a un certo punto non lo impari certo se io mantengo l'obbligo per i prossimi È 10 anni. vero, è vero. Professore Matteo Bassetti, le farei un'ultima domanda e una curiosità su un suo libro che lei ha scritto, Il mondo è dei microbi. Come lei spazia su più campi, è una curiosità anche che ho avuto leggendo un po' tra le righe del suo libro, ce ne può parlare per cortesia? Ma allora, il mondo dei microbi, perché è il mio mondo, intanto, il mondo che mi sono scelto nel 1995, quando mi sono iscritto alla scuola di specializzazione in malattie infettive, ed è un mondo che appunto sono oltre 25 anni che amo, che studio e nel quale vivo tutti i giorni. Perché dico il mondo è dei microbi? Perché in effetti è dei microbi. I microbi cosa sono? Sono delle sostanze molto piccole, tra cui c'è anche il Covid, ma non solo, abbiamo virus, abbiamo i Batteri, fra batteri, l'altro, abbiamo il i nostro funghi, abbiamo i microbiota. protozoi, ne abbiamo una Sì. quantità enorme. E allora, perché il mondo è loro? È molto semplice, per alcune ragioni semplicemente fisiche. Sono di più di noi, dell'ordine di miliardi, di migliaia di miliardi più di noi. Si riproducono più rapidamente, ci mettono circa mezz'ora, noi ci mettiamo mediamente 30 anni per riprodurci. Occupano più volume dell'ordine di milioni di spazio maggiore del nostro e soprattutto conoscono meglio l'ambiente perché sono sulla Terra da milioni di anni prima di noi. Quindi, con questo non vuole essere un messaggio negativo che il mondo dei microbi. Io parlo in questo libro di tutti i problemi, diciamo, dei microbi, ma è un libro anche, secondo me, simpatico. Perché simpatico? Perché, a parte che c'è un po' di me, un po' autobiografico, ma soprattutto ho preso i grandi personaggi della storia dell'umanità che hanno avuto problemi con le malattie infettive. Pensiamo a Napoleone, a Fausto Coppi che ha avuto la malaria, si parla di Rock Hudson, Freddie Mercury che hanno avuto l'HIV/AIDS, si parla di Magic Johnson, si parla dei grandi di Violetta, della Traviata che ha avuto la tubercolosi, cioè dei grandi personaggi. E a fianco ai grandi personaggi che è vissuto o morto o ha avuto problemi con la malattia infettiva, la spiego in maniera semplice e soprattutto cerco di portare il lettore in questo mondo. Quindi non è un libro di scienza, è un libro di narrativa, è un libro di saggistica, è un libro in cui in qualche modo provo a fare innamorare qualcuno Del mondo dei del microbi. mondo dei microbi, che è il mio mondo di cui io mi sono innamorato 25 Molto, anni molto fa. interessante. Professor Matteo Bassetti, la ringrazio molto per il suo contributo e spero ci saranno nuove occasioni. Grazie ancora e buonasera. Un Grazie a saluto a lei. tutti, un saluto agli amici a casa e buonasera a tutti.